Potrebbe restare in biancazzurro il portiere Vincenzo Fiorillo, da potenziale partente a pilastro per un pronto ritorno del Pescara in Serie B. Fiorillo per la C è un lusso e nelle scorse stagioni ha rifiutato proposte allettanti per restare in biancazzurro. Nel 2018 ci fu un'offerta importante del Karabag, rilevante sia sotto il profilo economico sia per la prospettiva di giocare in Europa, rifiutata dopo alcuni giorni di riflessione, così come poi sono state declinate proposte da club di Serie B. Fiorillo, che è legato a Pescara e Montesilvano anche per motivi affettivi, accetterebbe la sfida della Serie C per dare anche un segnale di riscossa dopo che la vecchia guardia, della quale fa parte, è finita sul banco degli imputati per la retrocessione. La sfida è quella di riportare in Serie B il Pescara. La decisione spetta al portiere e capitano. La Ternana sarebbe pronta a portarlo con sé per la stagione in cadetteria, ma la volontà di Fiorillo potrebbe fare la differenza. Sarà tutto più chiaro nei prossimi giorni, quando il mercato entrerà nel vivo, per stessa ammissione del presidente Daniele Sebastiani, che in settimana ha chiarito che il calciomercato inizierà a decollare dopo il 28 giugno, quando le squadre avranno formalizzato la domanda di iscrizione al prossimo campionato. Un altro fattore che può sbloccare il mercato del Delfino è quello delle uscite. Oltre Fiorillo prende sempre più quota la possibile permanenza di altri profili che per caratteristiche tecniche si possono sposare bene con l'idea di calcio del neotecnico Auteri. È il caso di Busellato e Drudi, il primo come interno di un centrocampo a due, il secondo come il centrale di una difesa a tre. C'è poi Edoardo Masciangelo, che come quinto di sinistra può essere una garanzia per Auteri, anche se sul laterale romano sta facendo riflessioni l'Ascoli, che potrebbe avanzare una proposta nelle prossime settimane. Anche Galano fa comodo nel 3-4-3 di Auteri, ma qui non è affatto certa la volontà dell'ex barese di restare in C. Il Pescara per ora lo tiene ed una eventuale partenza andrà monetizzata. Insomma, con il placet di Auteri e del neo DS Matteassi non ci sarà il paventato repulisti, però alcuni giocatori dovranno uscire perché, loro sì, non hanno le caratteristiche per adeguarsi al nuovo Pescara. Sorensen, sul quale c'è il pressing della Ternana, Valdifiori, Scognamiglio, su di loro il club punta forte alle cessioni nella speranza di non dover andare ad un braccio di ferro nel corso della preparazione estiva, che a proposito vedrà il Pescara tornare a Palena. Sarà di nuovo il piccolo centro del comprensorio Sangro Aventino in provincia di Chieti ad ospitare, come già altre volte in passato, il gruppo biancazzurro. Nei giorni scorsi una delegazione del club ha fatto un sopralluogo per constatare le condizioni del campo degli Angeli di Palena e dell'hotel nel quale alloggerà la squadra. Feedback positivi. In attesa dell'annuncio ufficiale, la squadra andrà lì in ritiro dal 17 al 28 luglio. Nei giorni precedenti ci saranno raduno e prime sedute di allenamento al Poggio. Il quadro sarà più chiaro la prossima settimana, quando la società presenterà a staff e tifosi Luca Matteassi e Gaetano Auteri e annuncerà anche la figura del nuovo team manager. Nell'intervista che il presidente Sebastiani ci ha rilasciato una settimana fa, aveva fatto intendere la non permanenza nel ruolo di Andrea Gessa, il cui contratto scade mercoledì prossimo.